lotta agli sprechi, tutela dell'ambiente, corretti stili alimentari e di consumo. Pubblicità Progresso raccoglie l'eredità di Expo 2015 e ne rilancia alcuni temi nella sua prossima campagna di comunicazione, che verterà intorno a tre filoni: sostenibilità, sobrietà e solidarietà. Obiettivo: spingere i cittadini ad adottare comportamenti virtuosi e sensibilizzarli a una gestione oculata delle risorse naturali. Noi veniamo anche da un periodo in cui, come ha spiegato il professor Russo, dal 2008 in poi, con la crisi economica, sono venuti meno dei concetti di serenità, di tranquillità, tutti hanno paura del futuro, in più adesso abbiamo anche la minaccia del terrorismo. Allora, come si fa per cercare di porre un argine a tutto questo? Proporre dei comportamenti virtuosi che ci permettano di risparmiare, però consumare in maniera equa, non sprecare l'acqua, condividere per esempio l'automobile, prendere i mezzi pubblici, tutte cose, voglio dire, che apparentemente sono di una banalità estrema, ma che in realtà poi dopo non vengono fatti. On air da gennaio, la campagna è stata illustrata nelle sue linee guida durante l'11ª edizione della Conferenza Internazionale della Comunicazione Sociale, ospitata all'Università Ulm. Ma quali sono oggi le sfide della comunicazione sociale nel nostro paese? Il mondo della comunicazione ha una grandissima responsabilità, quella di sensibilizzare, intercettando quelle che sono le sensibilità già attive. Noi sappiamo che in quest'ultimo periodo, a causa della crisi, sono cambiati i valori, sono i principi che guidano la scelta di consumo. Sappiamo che la parola sostenibilità, sobrietà e solidarietà sono diventati parte integrante delle richieste dei consumatori. E allora la comunicazione non può che valorizzare questa richiesta, cercando di spiegare meglio ai consumatori che significa fare una scelta sostenibile, solidale e sobria.